Il question time è nato per dare la possibilità ai consiglieri comunali di discutere con l'amministrazione comunale dei problemi della nostra città e rendere partecipi i cittadini, ma questa situazione sta degenerando. Per questo motivo e per salvaguardare l'immagine del consiglio comunale ho proposto al consiglio di abolirlo. Così Coppola risponde al consigliere Caccamo, che in questi giorni ha sollevato la problematica portando a conoscenza ai cittadini della scelta del primo cittadino. La democrazia è tanto più importante quando vengono rispettate le regole. Se le regole non vengono rispettate, bisogna aggiungerne altre, chiosa Coppola nell'intervista. Ma il question time nasceva per dare la disponibilità ai consiglieri comunali di discutere con l'amministrazione comunale dei problemi e di rendere partecipi i nostri cittadini. Purtroppo questa cosa ha degenerato, è diventata una cosa diversa da quello che immaginavamo, quindi per questo motivo riteniamo che per salvaguardare l'immagine del nostro consiglio comunale abbiamo deciso, ho proposto al consiglio di abolirlo, perché è un conto, come dire, cercare di parlare della nostra città in maniera costruttiva, è un conto utilizzare quello strumento soltanto per fare polemiche, per fare confusione e secondo me per danneggiare l'immagine di questo ente. Si parla di eliminazione di democrazia, e cosa risponde? La democrazia è tanto più importante quando vengono rispettate le regole. Se le regole non vengono rispettate, naturalmente bisogna aggiungerne altre. In passato non ci siamo mai sognati di immaginare una cosa di questo tipo, perché i consigli comunali si autolimitavano nelle loro attività. Quando invece si va oltre, una volta, due volte, 10 volte di continuo, allora bisogna, per tutelare l'immagine dell'ente, fare queste scelte poco dolorose ma necessarie, perché intanto esiste la democrazia in quanto si rispettano le regole, se non vengono rispettate salta anche la democrazia. Il consigliere Caccamo però non ne vuole sapere, annuncia una grande battaglia contro questa decisione. Con l'abolizione del question time credono di poter silenziare le voci dissidenti dal sedicente, se credente, regime, incredibile da credere nel 2019, con anni e decenni di storie e migliaia di morti al valore delle lotte democratiche, scrive Caccamo sul suo profilo Facebook. Purtroppo qualcuno è rimasto troppo indietro e saremo noi a dover andare avanti.